Nespolu, ma dove stiamo correndo? Stiamo correndo alla fiaba della prossima settimana. E quanto manca? È una settimana che corriamo. Tranquilla, Renata. Se è una settimana che corriamo, siamo quasi arrivati. Eccola là in fondo, la puntata di questa settimana, eccola là, la vedo. Ma non era la puntata della settimana prossima? Sì, ma la puntata di questa settimana, la settimana scorsa, era la puntata della settimana prossima, che è esattamente la puntata di questa settimana. Ma perché ci hai fatto correre per tutta la settimana per raggiungere questa puntata? Perché la settimana scorsa ho letto il copione di questa puntata e c'era scritto che se ci nascondevamo tra i cespugli di parole di questa fiaba, non avremmo avuto problemi con il terribile Zitromax. Davvero? Dai ragazzi, nascondiamoci! Ecco, sta per iniziare la puntata! Benvenuti alle fiabe della buonanotte. Fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare. Queste fiabe sono state realizzate grazie a tutti coloro che stanno sostenendo il progetto su Patreon. Buon ascolto e buon divertimento. Il dottor sa tutto, tratto dalla raccolta Le fiabe del focolare dei fratelli Grimm. C'era una volta un povero contadino chiamato Gambero che portò con due buoi un carro di legna in città e la vendette per due scudi a un dottore. Mentre gli sborsavano il denaro, il dottore era seduto a tavola. Il contadino vide che mangiava e beveva tanto bene che c'era da lasciarci il cuore. Egli sarebbe piaciuto essere dottore anche lui. E alla fine chiese se anche lui avrebbe potuto diventarlo. Oh, sì! Disse il dottore. È presto fatto! Cosa devo fare? Domandò il contadino. In primo luogo, comprati un abecedario, cioè un libro con un gallo sul frontespizio. In secondo luogo, converti in denaro carro e buoi. E compra dei vestiti e tutto quel che s'addice alla dottoreria. In terzo luogo, fatti dipingere un'insegna con le parole «Sono il dottor sa tutto» e falla inchiodare in alto, sull'uscio di casa tua. Dai, Gita, fidati che è fermo con il... Ma ti sei diventato matto? No, ma fidati che divento dottore! Dai! Il contadino fece proprio come gli era stato detto. Ora, quando ebbe sdottorato, ma non molto, rubarono del denaro a un gran signore. Questi sentì parlare del dottor Satutto, che abitava nel tal villaggio e doveva anche sapere dove fosse andato a finire il denaro. Il signore fece attaccare la carrozza, andò nel villaggio e da lui si informò se egli fosse il dottor Satutto. Sicuro lo era! Allora doveva accompagnarlo e ritrovare il denaro rubato. Oh sì, ma doveva venire anche Gita, sua moglie? Il signore acconsentì. Gli fece salire in carrozza e partirono insieme. Quando arrivarono al nobile palazzo, la tavola era apparecchiata e il dottore doveva prima pranzar con loro. Sì, disse, ma anche sua moglie, la Gita, e sedette a tavola con lei. Quando arrivò il primo servitore con un vassoio colmo di leccornie, il contadino diede nel gomito a sua moglie e disse, Gita, questo è il primo... E intendeva dire che era quello che portava il primo piatto. Ma il servo credette che gli avesse voluto dire «È il primo ladro!» E siccome lo era davvero, si spaventò e fuori disse ai suoi compagni «Il dottore sa tutto? Ci capita brutta? Ha detto che io ero il primo!» Il secondo non voleva entrare, ma non poté farne a meno. E quando entrò col suo piatto, il contadino diede nel gomito a sua moglie. Gita, questo è il secondo. Anche quest'altro si spaventò e s'affrettò ad uscire. Al terzo non andò meglio. Il contadino disse di nuovo. Gita, questo è il terzo.
Il quarto dovette portare un piatto coperto e il suo nobile ospite disse al dottore che desse prova della sua arte e indovinasse cosa c'era là sotto, ed erano gamberi. Il contadino guardò il piatto, non sapeva come cavarsela e disse: «Ah, povero gambero!» All'udirlo il signore esclamò: «Guarda, lo sa! Allora sa anche chi ha il denaro!» Ma il servo ebbe una gran paura, ammicò al dottore che uscisse un momento, e fuori gli confessarono tutti e quattro di aver rubato il denaro. Erano ben contenti di restituirlo e di dargli una grossa somma per giunta, purché egli non li tradisse o ci rimettevan la vita. Lo condussero anche dove era nascosto il denaro. Il dottore acconsentì, rientrò, si mise a tavola e disse: «Signore, adesso voglio cercare nel mio libro dove è nascosto il denaro». Ma il quinto servo si rannicchiò nella stufa per sentir se il dottore ne sapesse di più, e quello aprì il suo abecedario e lo sfogliò qua e là cercando il gallo. Siccome non lo trovò, subito disse: «Eppure sei qui dentro, devi venire fuori». Quello nella stufa credette che parlasse di lui, saltò fuori atterrito e gridò: «Quest'uomo sa tutto!» Il dottor sa tutto mostrò al padron di casa dov'era il denaro, ma non disse chi l'aveva rubato. Per compenso ebbe molti scudi dalle due parti e diventò un uomo famoso. Nespolu, ora che ci siamo nascosti tra le parole di questa fiaba, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvertire gli ascoltatori che se gradiscono altre fiabe come queste, basta sostenere il progetto su Patreon. Posso farlo io? Prego Renata, fai pure. Se volete sostenere questo progetto sulle fiabe della buonanotte, è facilissimo. Andate sul sito www.nespolugiullare.it e cliccate sul tasto Sostieni il progetto. Lasciando una piccola donazione mensile, potete anche voi dare il vostro supporto alle fiabe della buonanotte. Vi aspettiamo la settimana prossima con una nuova fiaba. Nespolo giullare. Giullare di corte dal 1114.